Gamescom 2014, Sony ce lo aveva promesso e ha portato sullo show floor della fiera tedesca una versione giocabile di Bloodborne, il nuovo action RPG di From Software sviluppato in collaborazione con Japan Studio. Quello che salta subito all'occhio è la componente tecnica finalmente eccezionale. Le texture sono incredibili, molti gli effetti di riflessione che donano alla nuova città un'atmosfera convincente e finalmente ai livelli che ci si aspetterebbe da un prodotto next gen. Anche il frame rate è molto migliorato rispetto all'ultima volta che avevamo visto il titolo e si mantiene su livelli comunque stabili. Sul fronte del gameplay, Bloodborne si dimostra un po' più dinamico rispetto agli ultimi due Dark Souls. Gli attacchi dei nemici e quelli del protagonista sono un po' più serrati e i ritmi di gioco, anche se non assomigliano proprio a quelli di un action di stampo occidentale, sono sicuramente maggiori e più intensi rispetto a quelli a cui From Software ci aveva abituato. C'è anche una nuova meccanica legata al sistema di salute. Dopo che verremo colpiti da un nemico, avremo un intervallo di tempo in cui potremo recuperare parte della barra di energia eseguendo degli attacchi a segno contro gli avversari che ci circondano. Questa dinamica, assieme alla possibilità di effettuare una sorta di contrattacco grazie alle armi da fuoco, permette di mantenere i ritmi di gioco su un livello molto più elevato. La progressione è sicuramente piacevole, il gioco è malatissimo, il design dei nemici è veramente incredibile. Bloodborne, in questa prima versione giocabile su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani, ci ha sicuramente convinto. Il titolo uscirà nel 2015 ed è sicuramente un prodotto da tenere d'occhio per tutti gli appassionati non solo di Dark Souls ma anche di action RPG in generale. State quindi su everyeye.it per tutti gli aggiornamenti.